tutto potevo aspettarmi, ma no, un kamikaze carico di benzina, una macchina. Una vecchia BMW rubata a Treviso, lanciata contro la vetrata del ristorante di vino gourmet, l'ex Boccon di Vino alle Bandie di Lovadina, cosparsa di benzina e incendiata, mentre i malviventi che hanno messo in atto il piano, ancora tutto da decifrare, se ne andavano, forse utilizzando un passaggio ricavato nella recinzione. L'inquietante episodio ieri sera, poco dopo le 22, con il locale chiuso per ferie e la ristoratrice che l'ha in gestione, una 39enne di Breganze, in vacanza all'estero. Penso che dovrebbe essere dei gestori misti che non andavano più d'accordo e si vede che qualcosa hanno fatto, perché contro di noi mai una telefonata, mai un cenno, mai niente. Loro avevano già preparato la via di fuga. Sono dei professionisti, qua. O erano pagati da qualcuno o non so da chi. Una scena da racket che non siamo certo abituati a vedere nella Marca. Nel tranquillo nord-est ormai si può aspettarsi tutto. Se l'auto fosse scoppiata, i danni sarebbero stati molto più ingenti. Invece il proprietario della struttura, Remo Mosole, conta di riaprire per i due matrimoni in programma a fine mese e vedere in faccia i responsabili, sulle cui tracce sono ora i carabinieri. Io ho fiducia nella magistratura, nei carabinieri, li prendiamo perché gli sbagli loro li fanno. E tra 15 giorni sappiamo che faccia. Io voglio vederli.